Io questo accordo lo vedo come una grande opportunità e non un ricatto che ci sta facendo Fiat, perché se perdiamo il lavoro abbiamo perso tutto. Grossi cambiamenti non ce ne saranno, non si sta stravolgendo niente, ma si sta organizzando una nuova fase di lavoro. I due turni da 10 ore di cui si parla tanto sono turni che comunque non sono esigibili da parte dell'azienda, quindi non sarà obbligatorio farli. Sui giorni di malattia non cambia nulla per una persona che non ha mai usufruito e fatto dell'assenteismo. La OMS ha preso, ha chiuso e ha portato all'estero. La Merloni ha preso, ha chiuso lo stabilimento in Italia e l'ha portato all'estero. Marcano invece ha chiesto, ha detto, volete, mi aiutate voi a produrre in Italia? Sta delineando una sua linea che costringe un po' tutti, ma tutti, dal sindacato a tutti i livelli sociali, anche alla politica italiana, di adeguarsi a un suo ragionamento, perché è colui che investe. Marchionne, che piaccia o no, sta dando una chance. Sta dando una chance alla città di Torino e, se vogliamo, anche alla nazione. Se un investitore decide di investire, è giusto che ponga delle condizioni. Si sta parlando del destino di 80.000 famiglie, ricordiamoci, non ci sarà nessun governo che, se succederà malauguratamente che passi no, che ci salverà. Quando facciamo la domanda a chi dice no, dicendo... Ma tu sei sicuro che se vincerà il no domani c'è un'alternativa? Non ci hanno mai dato risposte. Se non hai risposte, oggi una risposta c'è. E questo è un motivo sufficiente per votare sì? Secondo me è sufficiente sì. L'investimento va fatto, perché se non ce lo fa lo conquistiamo con la forza. Miraviori non può essere chiusa, Miraviori è la città di Torino. Accordo della vergogna. Per lavorare la gente deve subire i ricatti, i potenti vincono sempre. Tu sei lavoratore Fiat? Sono un lavoratore Fiat, sì. E voterai no? Non lo so cosa voterò, dovrò decidere. Dovrò decidere. C'ho un figlio, c'ho una famiglia e lavorare mi serve, come tutti quanti, credo. Noi vogliamo assolutamente lavorare, vogliamo assolutamente che l'investimento venga fatto, ma non accettiamo di essere ricattati. Perché l'accordo è una vergogna? È una vergogna perché tocca i diritti dei lavoratori, tocca il mio diritto di scegliere di chi mi deve rappresentare, tocca il mio diritto di fare uno sciopero, tocca anche il fatto il diritto di ammalarsi. Bisogna votare, no? Sono 30 anni che ho fatto di Fiat, adesso sono in pensione, sono 20 anni. Noi i vecchi ce la siamo acquistata la libertà, i giovani se la stanno facendo fregare. Le altre ditte, le altre aziende faranno tutti come Marchionne. Una grossa schifezza, ritornare indietro 100 anni. 56 pagine che ti cambiano la vita in fabbrica e fuori dalla fabbrica, perché mettono a disposizione tutto il tuo tempo libero. Noi sappiamo fare le automobili, le facciamo da oltre 100 anni. Se Marchionne non le vuole più fare in Italia, è a Torino o non è in grado di farlo, è lui che non è capace, non i lavoratori che non sono disponibili. Noi difendiamo la dignità sul posto di lavoro, no alla schiavitù, no a Marchionne! Lei è informato del referendum che ci sarà a Mirafiori la settimana prossima? Non c'ho la minima idea. È importantissimo, sì, per il futuro dell'Italia. Io sinceramente, di fronte a non lavorare per non perdere dei diritti, probabilmente voterei sì. Non è un ricatto, è proprio il mercato oggi funziona in questo modo. Se i lavoratori vogliono lavorare, sono costretti a votare sì. Nei prossimi giorni cambieranno le sorti del mondo del lavoro. È importante...